10 giugno 1949, diciassettesima e penultima tappa del 32esimo Giro d'Italia, da Cuneo a Pinerolo, 254 chilometri con 5 colli da scalare e precipitare. Maddelena, Vars, Izoard, Montgenèvre e Sestrière. La maglia rosa è sulle spalle di Adolfo Leoni, un velocista. Dietro di lui c'è Fausto Coppi. Gino Bartali è staccato, condannato dalle Dolomiti. A Coppi basta controllare la corsa, perché Leoni su quelle pendenze non può aggrapparsi neanche alla speranza. Prima della partenza, Giovanni Tragella, direttore sportivo della Bianchi, chiede a Coppi che cosa debba preparare per il rifornimento dei gregari. Coppi gli risponde: pane, salame e lanternino. Pane e salame d'accordo, si capisce. Ma il lanternino? Il lanternino è quello che si mette dietro ai carri. È un modo di dire. Significa che i gregari arriveranno tardi, di notte. Pronti, via, tutti in gruppo. Davanti tira Sandrino Carrea, il più fidato gregario di Coppi. Il più forte, il più duro. Un'autentica forza della natura. Nessuno lo sa, nessuno se ne rende conto, ma Carrea è come una miccia lunga una cinquantina di chilometri, e la miccia è accesa. La bomba scoppia ai piedi della Maddelena. Fausto sente la catena che non scorre, che non canta. Dice a Carrea: fermati a prendere l'olio. Carrea obbedisce, si ferma, prende l'olio, cerca di metterlo sulla catena di Coppi stando sui pedali, ma è troppo rischioso. E allora Coppi decide di fermarsi. Un attimo, non di più. Ma è in quell'attimo che scoppia la bomba. La bomba è Primo Volpi, un piccolo irriducibile scalatore toscano della Valle d'Orcia. Dietro di lui Bartali. Come se abbiano stretto un patto di intesa, o di alleanza, o di complicità. Ma Coppi è già lì, li raggiunge, li affianca, li supera, li stacca. Va su con il suo passo, ma è un passo che nessuno riesce a tenere, che nessuno riesce neanche a immaginare di tenere. Nella poltiglia della Maddelena, un calvario in terra battuta e infangata, Coppi va come una moto, vola. Pier Chani, giornalista dell'Equipe, racconta: lo accompagnai sino a un paesino francese, mi pare Barcelonnette. Lo lasciai andare, entrai in una trattoria, ordinai un pasto completo, dagli antipasti al caffè. Mangiai con tempi da buon gustaio. Fumai una sigaretta. Chiesi il conto. Pagai. Uscii. Stava passando il sesto. All'arrivo, Coppi precede Bartali di 11 minuti e 52 secondi. Il giro è suo.